Buongiorno Luigi Di Maio, capo politico e candidato premier del Movimento 5 Stelle, bentornato. Grazie. Avvertiamo i nostri spettatori che oggi dureremo quanto una partita di calcio, 90 minuti, esattamente come le altre due puntate, le altre scorse puntate, e finiamo oggi con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che ci raggiungerà tra un po'. Finiamo quello che noi abbiamo definito un po' il ritratto, la foto di famiglia delle varie coalizioni, dei vari partiti che quest'anno sono stati molto ma molto più importanti, diciamo, dello scontro centrodestra-centrosinistra. Allora Di Maio, cominciamo subito. Lei ha detto che oggi avrebbe cominciato a dire la lista dei ministri, ci dica quello che ci può dire. Le dico prima di tutto che questa sarà la settimana in cui il Movimento 5 Stelle presenterà una proposta al Presidente della Repubblica di ministri e quindi di persone che secondo noi sono le persone ideali per ricoprire il ruolo di ministro nella prossima legislatura. È importante anche dire un'altra cosa, che lo facciamo prima proprio per spiegare agli italiani su quale patrimonio umano dovrebbe investire lo Stato. Lei sa benissimo che io vengo da un'area, la Terra dei Fuochi, che è un'area in cui l'ambiente, il tema delle ecomafie è sempre stato centrale. E non è solo in Campania che c'è la terra dei fuochi, ce n'è una in ogni regione. Oggi le mafie uccidono di più con l'inquinamento ambientale che sparando. Ed è per questo che riteniamo che il Ministero dell'Ambiente sia un ministero centrale del governo italiano. E come candidato premier, ma soprattutto se dovessi essere incaricato come Presidente del Consiglio dal Presidente della Repubblica, ho intenzione di proporre un servitore dello Stato al Presidente della Repubblica, una proposta istituzionale del generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri Sergio Costa, che è una di quelle persone che in tutti questi anni si è distinta come carabiniere, come servitore dello Stato per la lotta nei crimini ambientali. E su questo, se mi permette, volevo solo dire due parole sul generale Costa, che è comandante della Regione Carabinieri Forestale Campania. È laureato in scienze agrarie, ha un master in diritto dell'ambiente e tra le inchieste che ha seguito è particolarmente significativa quella con cui ha scoperto la più grande discarica di rifiuti pericolosi d'Europa, seppellita nel territorio di Caserta, e ha collaborato con la Direzione Nazionale Antimafia nello svolgimento di analisi investigative ambientali sull'intero territorio Va bene, nazionale. Questa ottimo. persona per me è la persona ideale da presentare al Ministero dell'Ambiente e spero che poi in futuro il Presidente della Repubblica possa accogliere questa Accoglie. proposta. Ecco, bene, insomma, partiamo da un uomo dello Stato, diciamo un'idea anche rafforzata di sicurezza sul territorio, mi pare di capire, vista la scelta, sull'ambiente, però a me tocca, precisare per lei e per, gli ascoltatori. Lei non può presentare questa settimana la squadra al Quirinale perché il Presidente non può prendere ministri o liste di ministri prima che ci siano state le elezioni e prima che ci sia stato anche un formale incarico, eccetera. C'è stata anche una polemica su questo perché lei è stato 2 giorni fa, ha visto Zampetti, il segretario generale del Quirinale, c'è stato, come dire, è stato accusato di aver fatto una gaffe istituzionale. Ecco, spieghiamo un po' questi passaggi perché mi pare di capire che nel suo attuale profilo non fare gaffe sia rilevantissimo. E mi pare che il quotidiano che lei dirige abbia sostenuto che non fosse una gaffe istituzionale, proprio perché quello che stiamo facendo è mantenere un impegno con i cittadini, cioè proporre dei ministri prima delle elezioni, in modo tale che gli italiani non possano votare a scatola chiusa, almeno per noi. Berlusconi oggi ha detto che non ha la squadra, aveva promesso di presentare una squadra prima delle elezioni, oggi ha detto ho cercato tra gli imprenditori ma nessuno mi risponde. 20 anni Presidente del Consiglio dei Ministri, non hai una rete di contatti per Vabbè, comporre però una Silvio squadra. Berlusconi Ma è uno detto questo, capace di sì, infatti il massimo tenere, che è diciamo, riuscito a molti proporre è discorsi stato, in il massimo piedi. che è riuscito a proporre è stato Renato Brunetta all'economia in questi giorni. Quindi gli italiani poi decideranno se votando il centrodestra vogliono Però quando lei è Brunetta all'economia. andato, Quando sono andato al ecco. Quirinale, io ho chiesto un appuntamento in maniera trasparente al segretario generale.
per cortesia istituzionale ho comunicato al Quirinale, guardate, io conosco le prerogative, conosco che cosa dice la Costituzione, che i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio incaricato, ma volevo comunicarvi che siccome noi manterremo l'impegno di proporre le persone prima delle elezioni, per cortesia istituzionale vi dico che prima di dire i nomi in pubblico vi farò avere anche questi nomi, senza nulla pretendere dal Quirinale, né sì né no per carità, e senza volerlo coinvolgere. Tant'è vero che l'incontro però è una forma di accreditamento molto forte che voi cercate, cioè nel senso, io la leggo così, cercate in un momento in cui su di voi c'è una narrativa molto forte contraria, cioè che siete l'esempio della ingovernabilità, in fondo andando al Quirinale con Zampetti, il quale poi vi ha ricevuto, insomma, quindi non ci deve essere stato un tale, diciamo, no, perché in questi giorni, mi permette una cosa, in questi giorni qualche giornale ha fatto passare che io ero andato a bussare al Quirinale, non c'era Mattarella e mi hanno fatto parlare lo segretario generale. Va bene, va bene. Sa benissimo che le prassi istituzionali sono tutt'altro e io le ho seguite, ma voglio dire, non è una forma di accreditamento, io non mi voglio permettere di usare il Quirinale in questa campagna. Io sono stato lì per una questione di cortesia, anche perché nei prossimi giorni conoscerete gli altri nomi della squadra e la nostra intenzione è il rispetto di tutte le istituzioni. Non ci può dare altri nomi, ma almeno il profilo a questo punto di questa compagine? Beh, io tengo a ribadire questa cosa. Quando noi ci siamo prefissati l'obiettivo di far conoscere agli italiani i nomi prima e di fare delle proposte istituzionali, ci siamo anche messi in testa di proporre delle persone che siano patrimonio dello Stato e non solo del movimento. Mm-hmm. Del movimento perché magari si condividono valori, ma dello Stato, al di là delle singole cariche non le anticipo niente. Mm. So che le dico semplicemente che ci saranno donne nei ruoli chiave. E ci sarà un ministero. I ruoli chiavi per lei sono interni, economia. Non le dico nient'altro, ma esteri, le dico anche che avremo un ministero alla qualità della vita e al benessere delle famiglie e dei bambini che sarà ricoperto da una donna. E ci saranno tante sorprese in squadra. Io non voglio creare la squadra di persone che sono delle belle figurine, voglio persone che ci abbiano messo nella loro vita testa e cuore quanti in tutto quello che facevano. Quanti di dentro e quanti di fuori avete scelto? Quanti esterni, quanti interni? Penso che la definizione tecnici, politici, interni e esterni sia superata e ve lo dimostrerò anche con gli altri nomi. L'idea è quella di dare all'Italia le persone giuste al posto giusto, cioè non ci ritroveremo più Alfano agli esteri o Brunetta all'economia, per carità, ma cominciamo a ritrovarci delle persone che non solo sanno di quel tema, ma si sono sporcate le mani, hanno lavorato nel determinato settore e hanno esperienza. Questo è molto importante anche perché abbiamo avuto tanti teorici, ma pochi pratici. A me piacciono le persone pratiche, che conoscono quel tema e sanno lavorarci quando saranno chiamati a servire il Paese. Ecco, quante saranno chiamate a servire il Paese? Lei sembra molto, diciamo, lei sembra molto sicuro di questo. Allora, entriamo un attimo in questa, in questo argomento del governo futuro e della vostra partecipazione, che tipo di governo, perché lei sa, la maggior parte di queste trasmissioni ormai ruotano intorno che succederà, con chi fate alleanze, io stesso mi sono un po' annoiata di fare queste domande, però il nodo di questa tornata elettorale è che non si sa che tipo di governo si farà. Allora, sicuramente se noi dovessimo oggi fare, come stiamo facendo con lei, un bilancio di questa campagna elettorale sua, diciamo, lei ha percorso un lungo sentiero dall'inizio fino a dove è arrivato. Lei ha cominciato dicendo, tenendo la posizione tradizionale di 5 Stelle, noi facciamo un programma, aspettiamo un mandato perché siamo il maggior partito sicuramente, e questo sembra abbastanza sicuro in questo momento. Dopodiché lei diceva aspetteremo il voto in Parlamento. Dopodiché c'è stato un enorme cambiamento, diciamo un progressivo cambiamento anche di discussione su stabilità e il governo. Lei ha detto due cose molto importanti recentemente. Ha detto se ci sarà un problema noi non lasceremo l'Italia da sola. Che ha fatto sembrare, come dire, che in fondo eravate disposti anche ad alleanze. Tra l'altro, diciamo, Marco Travaglio tempo fa scrisse a gennaio, credo un po' prima, aprono le alleanze, due punti, finalmente, e sto parlando di Marco Travaglio. Ieri
Stamattina lei dice contratto di governo alla tedesca. In un colloquio con Ilario Lombardo della Stampa, lei apre un nuovo scenario, disponibile ad aprire, se necessario, a una grande coalizione alla tedesca, in cui supposto le Merkel, non lo so, però diciamo con la sinistra, con Libre Uguali, con altri, eccetera. Ce la spiega? Prima di tutto non ho mai avuto quel colloquio con Ilario Lombardo, ma di governo di programma ne ho parlato l'altra sera a Kronos, una delle trasmissioni della Rai. Sì, non è un colloquio, dove lui, Ilario Lombardo in dove verità mi dicevano, riferisce no, io colloquio suo con tengo a dei collaboratori. Che c'è un articolo stamattina che dice Di Maio pensa ad un governo con la sinistra, smentisco tutti questi scenari e voglio raccontarle anche semplicemente... Anche questo della grande coalizione? Non siamo disposti ad alleanze, larghe intese, è una questione di metodo. Noi non vogliamo lasciare il paese nel caos, anche perché io mi sto accorgendo in questi mesi che c'è tanta gente che ripone fiducia, ma anche ci sta affidando i prossimi 10 anni del paese. Il movimento ha un grande consenso e quindi se ci dovessimo trovare la sera delle elezioni con la maggioranza assoluta, noi saremo in grado di governare da soli e significa raggiungere qualche punto percentuale in più di quello che abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto in Sicilia 3 mesi fa. Ma se non dovesse esserci questo numero, allora dico sempre questo, noi la squadra di governo la presenteremo prima, quindi non si discute su dammi questo ministero, dammi quest'altro e per le persone che proporrò, io sono disposto a sostenerle fino alla fine, quindi su questo non ci devono essere nessuna trattativa sbagli o malintesi. Ministri. Poi la sera delle elezioni, se dovessimo vedere che siamo la prima forza politica, ma non ci sono i numeri per governare da soli, faremo un appello a tutti i gruppi dicendo noi di voi non ci fidiamo, ma se vogliamo mettere insieme i singoli temi con cui costruire il programma di lavoro della 18ª legislatura, noi ci siamo, che significa che noi abbiamo dei temi prioritari per lavorare nella 18ª legislatura. Loro ne avranno degli altri. Firmiamo un contratto che è il programma di lavori, ci diciamo che quello si deve approvare entro quanto, tagli agli sprechi, aiuti alle famiglie, tutto quello che tutti dicono. Però adesso dobbiamo cominciare nei casi concreti a farlo e cominciamo ad avviare la 18ª legislatura. Parola chiave, contratto. Perché si può dire che si tratta di una coalizione alla tedesca? Perché il metodo è stato questo. Alla fine, il giorno dopo le elezioni, situazione molto incerta, si è partita con una trattativa larga per firmare un contratto. È nato proprio un vero contratto. Quindi davvero un po' come la coalizione tedesca. Perché io le dicevo tedesca. Della coalizione tedesca bisogna... Perché lì, per esempio, l'SPD ha chiesto il Ministero delle Finanze e... il CDU ha chiesto quello dell'economia, quindi lì c'è una divisione anche sui ruoli ministeriali. Io invece qui sto dicendo, mettiamo per iscritto quello che si deve fare per le persone fuori dalle istituzioni, non per quelle che stanno sedute dentro alle istituzioni, e seguiamo quel contratto, e dico contratto perché a me interessa vincolarli, perché questi signori qui sono quelli che ho visto per gli ultimi 5 anni in Parlamento fare le peggiori cose. Quindi non trattative sui ministeri, ma trattative diciamo sui contenuti. Ovviamente, come le dicevo, io ho fatto il vicepresidente della Camera per 5 anni, abbiamo costruito il programma dei lavori per anni. Il programma dei lavori in Parlamento ti dice a quale data e quale atto devi votare, entro quale tempo. Questo è il programma dei lavori. Facciamo un passo in più, no? Abbiamo acclarato che lei è d'accordo con me che parlare oggi di un contratto la sera, diciamo, delle elezioni, sempre che voi, questa è l'ipotesi che voi abbiate la maggioranza, è una cosa molto diversa rispetto a quello che dicevate proprio all'inizio. Non c'è niente di male nel cambiare, anzi si matura per strada. Sì, però non sono alleanze, non sono larghe intese, non è niente di quello che abbiamo visto in questi anni, deve essere chiaro. Io li voglio vincolare ad un determinato tema per le famiglie italiane e per i cittadini. Però il contratto è un passo in più nelle alleanze, perché non è semplicemente quello che dicevate, andiamo in Parlamento, chiederemo voti per un governo che noi facciamo. Significa entrare in un rapporto attivo con le forze politiche. Questo anche per una questione, politiche. Se posso dire, che interessa il Presidente della Repubblica, perché è logico che anche se noi siamo la prima forza politica del paese siamo a pochi passi dalla maggioranza assoluta, allora se dobbiamo andare al Quirinale a chiedere di investire la squadra che presenteremo prima, ovviamente dobbiamo fare i passaggi istituzionali in Parlamento per creare la maggioranza sui temi e poi chiedere che la squadra presentata prima diventi la squadra che si presenta dopo. Certo. Questo deve essere importante. Però, dicevo, questo ha un secondo sviluppo, questa vostra posizione, perché nel caso voi vinciate col 40% va tutto bene. È
avete trovato il modo per avere delle alleanze senza tradire l'idea delle non alleanze. Ma se, come è possibile, non si arriva a una soluzione perché voi non ce la fate? Perché io suppongo che voi aspettate, se siete il primo partito, di avere un mandato, no? Certo. Mettiamo che non ce la fate. Passa il mandato al centrodestra, che è la seconda coalizione, e non ce la fanno, si apre il vero problema italiano dell'instabilità e passa la parola al Presidente. A quel punto si parla, è difficile dirlo, poi bisogna stare un po' attenti, non è il governo del Presidente, non è il governo istituzionale, ma insomma un governo in cui, diciamo, di fatti si fa una coalizione per, con la benedizione e la creatività del Presidente. Ecco, in quel caso, che è veramente lo scenario ancora oggi forse più probabile, voi cosa farete? Io l'ho sempre detto su questo, aspettiamo il 4 marzo per capire la configurazione del Parlamento, anche perché sto notando che molti elettori del centro-sinistra mi stanno dicendo che il centro-sinistra è finito e adesso credono che nei collegi l'unica battaglia sia tra noi e il centro-destra. Adesso si sta innescando anche un meccanismo di quello che si chiama il voto utile. Certo. Perché? Perché il PD ormai è al 20, invece Forza Italia e Lega sono intorno al 30 insieme, noi siamo al 30, ma con picchi del 35-36 nel sud. Ciò significa che se gli italiani oggi decidono di votare o per noi o per Brunetta all'economia, permetteranno forse al Movimento di arrivare al 40%, invece di sprecare il proprio voto in un centrosinistra che ormai è finito anche per lo scandalo delle banche, anche per quello che è successo in Campania qualche tempo fa, cioè il figlio di De Luca che accoglie nel suo ufficio un camorrista che si è fatto 18 anni di galera e grazie all'inchiesta di Fanpage siamo venuti a sapere che quelli che interrano i rifiuti nella terra dei fuochi o in altre parti d'Italia, perché? Perché accedono alle gare sui rifiuti pagando una tangente del 15% e quella tangente in questo caso la volevano pagare al figlio di De Luca, che non è che si è alzato e se n'è andato, ha detto fatemici pensare, vi mando il mio amico, il mio uomo. Questo problema poi... De Luca l'ha denunciato, la denuncerà e sì. Renzi ha detto in maniera molto così toscana... ti sfido a lasciare a rinunciare all'immunità. Io non ho mai usato l'immunità parlamentare. Qualche tempo fa una persona ha provato a dire che io avessi utilizzato l'immunità, che in realtà è l'insindacabilità per le opinioni espresse, e io ho sempre rinunciato e ho continuato a rinunciare perché mi avvalgo della responsabilità di quello che dico, non della irresponsabilità. In questo caso rinuncia. È la stessa cosa, vale sempre, è una mia regola di vita, non utilizzo privilegi. Però le posso dire una cosa sull'informazione italiana. Com'è possibile che nei servizi dei TG, non me lo faccia a me in questi numero giorni, sui giornalisti, perché io sono dal lato dei giornalisti. Lo so, lei deve difendere la categoria. No, non difendo la categoria, però posso dirle insomma, una cosa. Guardi un attimo, mi permette di dire questo e poi lei commenta, se posso. No. Quando io guardo i TG, c'è il servizio su Renzi pulito, in cui si racconta le sue proposte, il servizio su Berlusconi pulitissimo, e poi da noi, adesso si parlerà per 3 giorni di uno che in Puglia, ieri abbiamo scoperto, masterizzava i CD pirata 10 anni fa e l'abbiamo messo fuori. Perché l'inchiesta di Fanpage non è mai entrata nei servizi politici su Renzi e Berlusconi quando sono coinvolti il centrodestra e il centrosinistra in un affare che riguarda il traffico illecito dei rifiuti e vede indagato Roberto De Luca, che è l'assessore al bilancio del Comune di Salerno? Va perché bene. Succede questa cosa qua? Qualcuno mi ha risposto perché voi non lottizzate la RAI. È colpa vostra. Infatti la mia risposta era, questo significa che vi attrezzate, se vi siete di governo, a cambiare drasticamente la RAI? Io spero di poter dare dal governo, insieme anche al lavoro che ha fatto il mio collega Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza RAI, una governance indipendente. E una governance indipendente significa che chi sta nel CDA di questa grande azienda di Stato non debba ringraziare un politico, ma debba ringraziare il merito per cui è arrivato lì. E questa è molta differenza. La nostra riforma RAI non mira a stravolgere la RAI, mira solo a cambiare i meccanismi di nomina del vertice. Per ora ci sono state comunque delle discrepanze tra lei e Naturalmente ho fatto una gaffe. Tra lei e Fico sulla RAI. Allora, ho qui il generale, non mi ha sentito, il generale Allanza su Parole di Di Maio dice
Da servitore dello Stato, qualora il Premier incaricato ritenesse di indicarmi come possibile Ministro dell'Ambiente, mi rendo disponibile. Lo dice all'ANSA il generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri, Sergio Costa, interpellato sulle parole di Luigi Di Maio, che a mezz'ora in più lo ha proposto a capo del Dicastero dell'Ambiente. Questo per me, posso dirle, è una cosa commovente perché è legata alla storia di tante persone che sono morte di tumore per i reati ambientali. Mettere all'ambiente una persona che ha combattuto contro i reati ambientali è un grande onore per la Repubblica. Io non credo che Sergio Costa sia patrimonio del Movimento, ma dell'intero Paese. Va bene. Allora, superiamo Rai, robe di questo genere, eccetera, e anche la questione. Un giorno faremo una lunga discussione poi sul giornalismo. Con molto piacere. Su questa storia anche di Fanpage. Voi però non siete stati esenti da macchie in questa campagna elettorale. Allora, abbiamo avuto, il PD ha avuto i suoi problemi, voi avete avuto i vostri. Cioè la storia di Rimborsopoli, che lei adesso, sono sicura, ma non me lo dica perché voglio prendere un'altra strada, non mi dica ma noi non è un furto perché sono regole interne e sono d'accordo. No, ma io non lo minimizzo, cioè, per carità. Appunto, si tratta di non minimizzare questa cosa. Per me la questione più importante di questa vicenda di Rimborsopoli, di un'altra serie di vicende molto, diciamo, che continuano oggi, ce n'è un'altra che è venuta meno, la candidatura di Caiata, la cosa più importante secondo me è il fatto che questa vicenda dimostra che lei, che è il capo politico di tutto questo partito, in realtà è stato 5 anni con delle persone di cui non sapeva assolutamente niente. È stato, ha preso in mano una organizzazione che non era effettivamente in grado di controllare il comportamento politico, diciamo, anche oltre che, diciamo, personale, delle persone che avete letto, insomma. Cioè, secondo me, questa storia di Rimborsopoli non è un problema sicuro penale, perché sono regole interne, ma è un problema che mette in discussione la sua credibilità come leader. Lei ci sta da un anno su questo e non è riuscito, questa è la mia personale opinione, a capire chi ci aveva davanti. Cioè, non è Rimborsopoli il problema, è Organizionopoli il vostro problema. Cioè, capisce? Cioè, un fallimento di leadership. Lei non può non esserselo detto, perché chi vuole governare e poi non sa chi sono questi 10, 14, la trasparenza. Cioè, è un problema organizzativo molto grave per chi vuole andare al governo. Secondo me, chi ha nascosto la quota che restituiva del proprio stipendio e non lo ha fatto in maniera trasparente, nel senso non ha restituito quello che le regole interne indicavano, è una persona che non è che ha tradito me, ha tradito un'idea di movimento. Sì, sono d'accordo, ma lei non se n'è accorto. E quando noi ce ne siamo accorti, perché ce ne siamo accorti facendo un incrocio di dati grazie all'inchiesta delle IE, li abbiamo messo fuori, li abbiamo messi fuori. Però mi permetta, qui stiamo parlando in tutto, lei diceva 14, ma i casi che sono poi stati puniti perché molto gravi erano 8, stiamo parlando di 8 su oltre 120 parlamentari. Questi 8 sono stati messi fuori, cioè non è che sono stati, oggi i miei competitor Renzi e Berlusconi difendono i loro candidati impresentabili, questi impresentabili non erano, ma quando abbiamo scoperto che non si sono comportati bene li abbiamo messi fuori perché le regole sono sacre. Ora io sfido anche la polizia a trovare i delinquenti, no, prima che delinquano. Ed è chiaro che su oltre 120 parlamentari non è possibile, concludo questo discorso, non è possibile che per 8 mele marce si debba dire che il Movimento 5 Stelle è uguale agli altri quando 120 parlamentari hanno tagliato al proprio stipendio 23 milioni e 400 mila euro. Non condivido l'idea del fatto che siccome li abbiamo scoperti adesso e non li ho scoperti quando, che ne so, 2 anni fa, allora è un fallimento di leadership. Perché capita sempre, anche immagino nella sua carriera, che avesse qualcuno nello staff che l'ha tradita, anche persone vicinissime. Quando capita però, l'importante è non essere compromessi cacciarli e allontanarli. Sì, sì. Questo è il grande punto di cui dobbiamo discutere. Sì. Intanto io non ho detto che, insomma, come dire, siete come gli altri, ognuno ha i propri problemi. No, questo lo dicevo perché a un certo punto si è provato ad associare questa cosa. Ogni organizzazione ha i propri problemi, quindi voglio dire che gli altri meno gli altri, eccetera, eccetera, non è una cosa giusta. La questione però della sua leadership e dell'organizzazione, che di quello che diventa il Movimento 5 Stelle nel momento in cui nella prima parte lei dice io mi candido a fare
del governo. È una questione seria. Lei poi l'ha presa molto seriamente perché si è battuta per questa leadership, l'ha avuto in mano. Allora, le spiego. Perché penso questa roba? Quando ero molto giovane, qualche secolo fa, io facevo l'America Centrale e lì c'erano due storie molto forti, una era il Nicaragua e un'altra era il Salvador. In Salvador c'era chiaramente una, c'erano a un certo punto 60.000 morti, ci furono un anno, no? E poi dall'altra parte c'era il Nicaragua rivoluzionario e ogni volta che succedeva che loro ammazzavano qualcuno, perché succedeva, perché il governo era complicato, c'erano violazioni dei diritti umani, non soltanto, e via dicendo, loro dicevano, le conferenze stampa dicevano, ma come? Noi soltanto qualche violazione di qualche contadino, eccetera, eccetera, e qui vicino c'è il Salvador, perché ci fa delle domande a noi? E la risposta regolare era, sa cos'era? Ma perché voi volete essere più puri, più forti, avete uno standard etico più grande. Allora, io mi appello al fatto che il vostro standard etico che lei non è riuscito a gestire. No, perché lo standard etico si misura quando si trova qualcuno che viola le regole. E guardi il trattamento differente. Nella mia regione Berlusconi candida quello che è stato l'autista di Raffaele Cutolo, il boss della nuova camorra organizzata. Renzi, dopo tutto quello che ha combinato la Boschi sulle banche, l'ha fatta sottosegretaria alla presidenza del Consiglio. Io tutti quelli che trovo nel movimento che si sono comportati male, sono veramente pochi rispetto alla maggioranza, li metto fuori. Questa garanzia vale anche come governo del paese. I cittadini devono sapere che noi i corrotti li allontaneremo, non li porteremo in auge mettendoli al ministero, come si è fatto in passato, con addirittura persone condannate. E poi voglio dirle un'altra cosa. Quando si fanno le liste, noi chiediamo casellari giudiziari, certificati penali, chiediamo una dichiarazione per cui non devi essere iscritta alla massoneria e chiediamo una dichiarazione per cui non devi aver fatto più di un mandato. Se qualcuno mente su queste dichiarazioni, viene messo fuori. Sì, sì. E con tutti i controlli del caso, noi su 700 parlamentari, su 700 candidati, ci ritroviamo di fronte a meno di 10 casi di persone che si sono comportate male mentendo al Movimento 5 Stelle. Credo che sia una percentuale enorme, anche perché il PD ha 29 tra indagati condannati e ne va fiero, e il centrodestra ne ha 25. Fiero, insomma, sì, dice che Roberto domanda. De Luca è stato coraggioso a dimettersi. Renzi ha detto Roberto De Luca, quello che ha invitato il camorrista nel suo ufficio a parlare di traffico illecito dei rifiuti, è stato coraggioso a dimettersi. Senta, questo è il modello di Stato che hanno loro. Un'ultima domanda e chiudiamo su questa parte. Cajata, il caso Cajata, Michele Pinassi, che è consigliere 5 Stelle a Siena, in un'intervista al Fatto Quotidiano, quindi un'organizzazione che vi rispetta, un'organizzazione editoriale, intendo dire, che vi rispetta, dice: informammo del padrone del Potenza anche lo staff nazionale e nessuno ci ha risposto. Guardi che su tutte le persone, incluso questo candidato qui, noi abbiamo fatto tutti gli opportuni controlli informali. Quello che non era uscito è perché non ce l'aveva detto il candidato. E il fatto che lo abbiamo potuto allontanare dimostra due cose. Uno, che non ci chiediamo quanti voti ci porta un candidato o un altro, ma quando si devono rispettare le regole si rispettano. E due, che quando lo abbiamo saputo non abbiamo potuto fare altro che allontanarlo perché non ci aveva detto che aveva un'indagine in corso di 2 anni fa che lui credeva fosse archiviata. Non è la gravità del caso stesso, è il fatto che non ce l'ha detto. Mi dice quale forza politica addirittura allontana i bugiardi? È il controllo di quello che vi dicono, cioè il problema è prima, perché nel frattempo uno si potrebbe diventare, tant'è vero che un po' di queste persone saranno probabilmente elette e rischiano di andare a fare... Ma vedremo, perché la maggior parte di queste persone mi ha già firmato un modulo per rinunciare alla proclamazione, quindi io andrò dal Presidente della Corte d'Appello e chiederò che quelle... Va bene, siano questa proclamate. Sarà una roba molto interessante. Ma infatti da abbiamo seguire. Scatenato anche un bel dibattito dottrinale, sì, su sì, questo, esatto. Molto interessante. Senta, vorrei arrivare alla questione del vostro programma. Naturalmente i programmi sono un macro problema, 10 punti, 100 punti, 20.000 punti, insomma, quindi proprio arrivare a fine campagna elettorale con quelle che sono proprio le domande essenziali. Ecco. Allora, voi stimate il costo del programma in quasi 80 miliardi l'anno, sì. Il vostro programma, che costituiscono, secondo i nostri calcoli, 3 finanziarie.
quindi la finanziaria è, diciamo, il budget che si fa ogni anno per far andare avanti il Paese. Promettete meno tasse, più pensioni, il reddito di cittadinanza che da solo dovrebbe costare 17 miliardi secondo i vostri calcoli, sì, e secondo altri potrebbe arrivare anche a 30 miliardi, quindi 17 miliardi parte di questo. Al tempo stesso però voi promettete anche, questo è interessante, un taglio del debito del 40% in 10 anni. Qui ognuno, lo so, l'ho fatta anche agli altri la parte, ognuno promette tanto, ma i numeri, perché voi promettete insieme di dare maggiore spesa e dall'altra parte di ridurre il debito, in sintesi. Che è la ricetta sostanzialmente, perché veniamo da anni in cui per ridurre il debito si tagliava alla sanità, all'istruzione, alla ricerca e alla fine il debito continuava a segnare nuovi record. Le vittime della riforma Fornero, le vittime del Jobs Act e della buona scuola sono tutte persone a cui era stato detto facciamolo per ridurre il debito pubblico e poi alla fine il debito continua ad impazzire. Spagna e Francia, paesi dell'Unione Europea, anche loro, hanno fatto diversamente, hanno fatto un po' di deficit, hanno investito in settori strategici e hanno rilanciato l'economia ripagando il debito. Ora, noi non abbiamo il debito di Francia e Spagna, esatto, è più alto, e per è carità, molto più alto, mi muovo, sì, su questa obiezione. Poi da solo, fatto un po' e me di, la faccio da solo questa obiezione, sì, ma noi abbiamo... A proposito di deficit, sfondiamo o non sfondiamo col suo e governo? E le spiego su questo. Noi abbiamo intenzione di recuperare 30 miliardi di euro dalla spending review seguendo gran parte del piano Cottarelli, che non ho certificato io, l'hanno certificato gli altri governi, solo che quei governi in tutti questi anni, invece di eliminare quello che c'era di inutile nel bilancio dello Stato, hanno eliminato il commissario alla spending review dopo che gli aveva fatto l'istruttore. Vogliamo recuperare altre decine di miliardi di euro dalle cosiddette tax expenditures, che sono le detrazioni che vanno a petrolio, carbone, banche. Finiti questi soldi, se non dovessero bastare, decideremo di fare un po' di deficit. Non so se arriviamo al 3%, ma sicuramente io dico agli italiani che se ci troveremo al governo a decidere tra la sanità degli italiani e i parametri europei, io scelgo la sanità, l'istruzione, i servizi. Lei però se n'è venuto proprio dalla parte dove volevo portarlo. Il piano Cottarelli di spending, che dovrebbe, era tra, valeva per 3 anni, 2014 in poi, costava, diciamo, 30 miliardi, il risparmio erano, sì, 30 miliardi. 30 miliardi siamo ben lontani dagli 80 miliardi. Le ho detto che non viene, sì, solo dai 30. Esatto. Dopodiché lei ha parlato per l'appunto di eliminare quelli che sono i costi inutili sostanzialmente. Però anche lì noi non ci troviamo, perché per esempio la politica è un classico costo inutile secondo lei, no? Diciamo. Però complessivamente i costi per far funzionare la politica, gli stipendi di senatori, deputati, regione, consiglieri regionali, eccetera, eccetera, più o meno costano complessivamente 5 miliardi allo Stato. E anche lì siamo a 35. L'intero comparto sanità di cui lei parla sono 110 miliardi di, sì, costo, allora, che sarebbe il vero taglio. Però lei mi ha detto che sulla sanità voi non intendete toccare. Secondo me complessivamente io non riesco a capire come arrivate a 80 miliardi. Il piano del miliardi. Professor Cottarelli, prima di tutto, io lo prendo di riferimento, non integralmente perché su alcuni punti come la scuola non siamo d'accordo, perché non voglio ricominciare da capo, cioè non è che vengo qui e le dico guardi, ho nominato un nuovo commissario, rifacciamo la lista della spesa. La lista della spesa, come poi si chiama il suo libro del professor Cottarelli, perché alla fine... Non è che gli vuole offrire il ministero pure a lui, no? Perché per Berlusconi... questi commissari alla spending review alla fine finivano a scrivere libri perché non gli davano l'occasione realmente di incidere. Quella lista della spesa non parla soltanto di spese della politica, però ne parla anche, sì, parla della riforma delle auto blu, parla della riforma delle pensioni d'oro, parla sono delle... No, no, aspetti, cose. Aspetti, le dico altre cifre. Certo, parla... cifre grandi per noi cittadini, ma poche cose. Parla di portare, per miliardi, esempio, in linea le spese militari dell'Italia con le spese militari degli altri paesi europei, parla di ottimizzare i servizi pubblici, la famosa questione dell'illuminazione e quanto spendiamo come Stato in illuminazione pubblica perché non si investe sul LED e non si razionalizza, e poi parla di un'altra cosa in quella lista della spesa, che sono le centrali d'acquisto. Da 34.000 centrali d'acquisto che spendono in maniera, sì, scomposta in tutta Italia, a 35, da 34.000 a 35, in modo tale che la matita costi lo stesso prezzo da Palermo a Bolzano.
Questa cosa non è che non si è fatta perché era difficile, dottoressa Annunziata, non si è fatta perché la politica si è nutrita di questi sprechi. Quando gli tagli quei 30 miliardi, gli stai tagliando uno dei finanziamenti vitali con cui fanno voti. Ma mettiamo allora, erano i 30 miliardi di Cottarelli, mettiamo che lei ci metta poi però le voglio dire questo, mi scusi. Cosa un ci pochino sono, anche più. In Italia ballano vogliamo altri, raddoppiare in Italia, i tagli che riuscirete a fare, sono 60 in miliardi. In Italia ballano. 80 sono no, ma lei mi sta parlando solo dei 30, poi io le ho parlato delle tasse. Spenditus, lo sì. Sa quanto si mette in Italia su carbone e petrolio? 16 miliardi di euro all'anno di incentivi al carbone e al petrolio in un paese in cui dovremmo vivere solo di rinnovabili. E poi c'è un'altra storia. Quello che non riusciamo a prendere da queste quote lo prenderemo in deficit, perché come ho detto io voglio andare ai tavoli europei a chiedere lo stesso trattamento della Spagna e della Francia. In Francia quando ti nasce un figlio ti pagano pannolini, babysitter, asili nido e una corsia preferenziale con la pubblica amministrazione. La Francia non l'ha finanziata con la spending review, l'ha finanziata violando i parametri del 3%. Ed è anche un po' assurdo che Moscovici qualche giorno fa mi dicesse l'idea di Maio è folle, quella di fare l'ha un po' più di deficit. Lei, l'ha detto lei tu quando stavi al governo francese. È molto più grande di quelle di questo. Ma la ricetta per ridurlo non funziona, perché continua a segnare record nonostante abbiamo hanno dissanguato pazienti della sanità. 13 milioni di italiani non sa si possono più curare per difficoltà economiche. Non mi convince comunque in questa cosa, a parte che non ho capito se in questa vostra riforma fiscale gli 80 euro di Renzi compaiono o scompaiono. Ma gli 80 euro di Renzi sono, oggi sono uno sgravio IRPEF. Che lui ha chiamato bonus. Sì. Noi vogliamo fare una riforma dell'IRPEF che va oltre gli 80 euro, cioè l'ingloba, che significa che noi riusciamo a far risparmiare circa 250 euro a famiglia con una riforma dell'IRPEF che porta la no tax area almeno a 25.000 euro per le famiglie e ti permetta fino a 10.000 euro di non pagare tasse se guadagni in un anno. E poi tutti gli scaglioni, soprattutto sul ceto medio, si abbassano e fanno recuperare soldi allo Stato. Sa qual è il mio timore? Che alla fine come finirà con voi? Come finirà? Cito Massimo Colomban, ex assessore di Roma del sindaco Raggi e imprenditore che oggi è diciamo deluso, che in un'intervista ha detto finirà con una patrimoniale. Questo glielo smentisco qui. Allora anzi prendo un impegno con lei. Mm. Per me la patrimoniale è una tassa illiberale e anche giocare con la tassa di successione significa giocare con una tassa illiberale. Mm. Massimo Colomban, che è una persona che stimo, è stato autore del piano Colomban sulle partecipate di Roma. Quando io prima le parlavo di spending review, noi a Roma siamo passati da 23 società partecipate a 11, che significa ridurre i consigli di amministrazione, cominciare ad accorpare le società e fare economia di scala che ti permette di ridurre costi. E per questo io di Massimo ho una profonda stima, perché è una di quelle persone che ha contribuito con una visione imprenditoriale veneta a riorganizzare le partecipate di Roma che erano state gestite con una politica clientelare e molto autoreferenziale. Ma visto che stiamo parlando di imprenditori e anche un po' disillusi, ci spiega poi come è andata a finire, come si spiega questa vicenda del vostro uomo a Bruxelles che è andato via, come si chiama? Beh, si chiama David Borrell. Borrell è una sì. di quelle persone che ha dato un grande contributo alla crescita. Lo dico come si chiama del... perché non è un europarlamentare che attualmente non è più del movimento, che non ci ha dato spiegazioni sul perché sia andato via e mi pare che neanche i giornalisti siano riusciti a trovarle. Sì, quindi sì. Si è allontanato e non vi inquieta ha deciso. Questo? Si allo... non ho capito? Non vi inquieta questo. Beh, lui ha detto per questioni personali, aspettiamo di capire quali siano. Senta, io ho bisogno di soltanto capire una cosa ancora rispetto al discorso con cui abbiamo iniziato. In questo, diciamo, mettiamo che si crea un contratto da fare, mettiamo che si creano delle alleanze. La mia impressione è che comunque la vostra distanza rispetto all'inizio di questa campagna elettorale con la Lega è cresciuta a un punto quasi irreversibile. Possiamo dire di sì? Ma sicuramente, e tra l'altro io sono un cittadino della provincia di Napoli e Salvini non è che togliendo il nome Nord da Lega Nord possa far dimenticare tutte le volte che ha inveito contro i cittadini del sud dicendo Vesuvio lavali col fuoco, ma è chiaro che, come le dicevo prima, io di loro non mi fido di nessuno e credo e spero che i cittadini italiani con un voto utile alla nazione possano impedire
al centrodestra di Berlusconi di raggiungere un risultato notevole, per una semplice ragione: qui si rischia di tornare nel buco nero di cui si parla sempre solo di processi, in cui si parla degli interessi loro, con un aggravante, che questi litigano dalla mattina alla sera, almeno Bossi e Berlusconi dopo la prima... dopo i primi conflitti sono sempre andati d'amore d'accordo. Questi non si sono ancora neanche messi d'accordo su chi sia il premier. Io non ho il mio omologo del centrodestra, non quindi esiste. Quindi si può dire che definitivamente cancellata ogni tentazione di lavorare col centrodestra? Per me, quando noi ci ritroveremo a fare l'appello pubblico a tutti i gruppi, vi chiedo come giornalisti di chiedere a tutti i gruppi se intendano rispondere a questo appello. Non è vero che sto pensando a un governo col centro-sinistra, come non sto pensando a un governo col centro-destra. Però se il centro-destra dice no, il centro-sinistra dice sì, it's ok, va bene. Quello che arriverà come risposta sarà la firma ad un contratto di programma per lavorare diciamo, al 2018. Con queste forze qui, ma non mi metto né a dire sì va bene né no non va bene a persone di cui non mi fido. Quindi devono portare le carte, le proposte e devono impegnarsi davanti agli italiani a fare le cose per gli italiani. Io stavo parlando solo della ramatura, del colore. Ma se fallisce questa sua ipotesi, le danno l'incarico, lei cerca di fare un contratto e questa roba va male, naturalmente lei resterà in politica, è anche stato eletto, ma come il suo piano come segretario del partito, Non sono segretario, ma il capo politico, che è un po' l'equivalente, significa che lei lascia la sua posizione come capo politico? Ma io non sto pensando a queste evenienze, non ho disegnato questo scenario. L'unica cosa che so adesso è che questa settimana andiamo dritti verso il 4 marzo. È arrivato Alessandro. È arrivato Alessandro, una figura, certo. Arriva Alessandro Battista. Buongiorno, Di Battista. Buongiorno a lei. Allora, quindi niente, non ci sa dire se la sconfitta di andare al governo è anche una sua sconfitta, si dimette dal segretario. Io questo scenario neanche ci sto pensando. Da capo politico. Non mi risulta di no. Va bene, però a Renzi glielo chiedemmo tutti cosa succedeva se fosse, avesse perso il... E Renzi dimostra che le cose dette prima delle elezioni comunque sono impegni che quando li prende lui non valgono nulla, quindi non ci paragoniamo a quella cosa perché dimesso. Almeno non dovevamo vederlo più. Lucia, qua la Boschi nel suo studio disse io abbandonerò la politica di fronte a lei. Infatti cercavo di avere un impegno anche da lei neanche gliel'aveva chiesto. Invece l'hanno vestita da Aidi e l'hanno spedita a Bolzano dove c'ha il seggio sicuro, ma stiamo scherzando. La credibilità di questi uomini, di queste donne è zero e è per quello che vengono detestati politicamente in tutta Italia. Sto girando tutte le piazze, il livello di consenso del Partito Democratico è altro che 20, sotto al 20, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ecco, e avete visto in atto immediatamente come funziona la coppia di Battista-Di Maio. Arriva Di Maio, sa tutto, diciamo, del governo, eccetera, eccetera, del programma. Appena arriva Di Battista c'è subito il termine piazza. Che diciamo, lei ha avuto un ruolo molto forte, no? in questa campagna elettorale sulle piazze. Io ne vorrei parlare con lei, però prima vorrei farvi vedere, perché parlavamo di governabilità, una clip che è quella che è uscita sul blog di Grillo ieri proprio sulla governabilità. Ora sono, c'ho un po' di frammenti di pensiero, ovviamente, perché quando parlo di... Quando sento parlare di governabilità, il Paese ha bisogno di sicurezze, di governi solidi, ha bisogno di affidarsi al governo solido. Ma cos'è? Cosa significa? Che tipo di governabilità? Cos'è la governabilità? Qual è la democrazia nella governabilità di questa gente? Dov'è la governabilità? In Svizzera è governabile la Svizzera? È governata la Svizzera? C'è un governo? Sono i cittadini che decidono con un referendum alla settimana sui progetti che cosa fare? Si fare un buco al San Gottardo? Aumentarsi e diminuirsi le tasse? Abolire o non abolire il canone della televisione? Sono i cittadini. Quella è la governabilità dei cittadini. Allora vorrei dirvi intanto per... puntualizzare cosa significa governabilità, che le riforme più grandi della nostra storia sono state fatte in 12 anni, dal 1968 al 1980, dove sono cambiati 15 governi e mezzo, ogni anno cambiamo un governo e mezzo. Quindi non c'era governabilità, eppure sono state fatte le più grandi riforme della nostra storia.
Riforma dello Stato, sono state istituite le regioni, le autonomie locali, lo statuto dei lavoratori, la legge fiscale, le leggi sulla casa, il diritto di famiglia, il divorzio, l'obiezione di coscienza è stato riconosciuto, gli organi collegiali della scuola e circoscrizioni, voto ai diciottenni, consultori familiari, depenalizzazione dell'aborto, riconoscimento dell'aborto libero e gratuito e assistito, tutto in quei 12 anni lì, con un governo e mezzo che spariva, ne arrivava un altro e un altro. Non venitemi più a parlare di governabilità. Ok, questo clip intanto mi ha fatto capire perché si è ritirato Grillo. Si è ritirato per prepararsi per fare Babbo Natale, l'avete visto? I capelli bianchi, no, il, cioè voglio dire, è una immagine molto natalizia. Una battuta, no? Sì, no, cioè, è possibile fare battute? Certo, ecco, va bene. Allora, dicevo, sul tema governabilità, cioè, proprio su questa clip è partito un grandissimo dibattito, voi lo sapete meglio di me, cioè, è questo stato, questo di Grillo è stato un invito ad accettare la governabilità, definendola in qualche modo, anche come un elemento transitorio ma funzionante, no? E c'è chi invece dice che questo elemento transitorio prova che in fondo Grillo è contrario alla governabilità. Domanda a lei, come bisogna interpretare questo messaggio di Grillo? Con quello rispetto alle battaglie che ha sempre fatto il Movimento 5 Stelle, io sono un parlamentare uscente rispetto alla centralità del Parlamento. Cioè, questa fino a prova contraria è una repubblica parlamentare, certo. Quindi le leggi le dovrebbe fare il Parlamento. Uh-huh. I governi invece ormai hanno occupato negli ultimi anni, diciamo, l'iniziativa legislativa, impongono al Parlamento determinate scelte e il Parlamento si è trasformato in un passacarte dei governi. Quando Luigi, come candidato premier, dice qualora dovessi appunto ricevere da Mattarella l'incarico di governo, io farò un messaggio del tutto trasparente a tutte le forze politiche, come dire, mettiamoci assieme su determinati temi, non per spartizioni di poltrone, e il Parlamento torni a fare il Parlamento, cioè a fare le leggi e non ad accettare i diktat del governo di turno, è questo esattamente il cuore. Per cui c'è totale sintonia tra quello che penso io, quello che pensa Luigi, quello che pensa Beppe, ognuno con i suoi caratteri, ognuno con i propri stili. Quindi è a favore della governabilità. Certo, ci presentiamo, cioè, ecco, che lui giustamente dice, oggi tutti parlano di dibattito sulla governabilità, tra l'altro perché se ne parla? Perché hanno fatto una legge elettorale oscena, l'hanno fatta essenzialmente per punire il Movimento 5 Stelle, l'hanno fatta per creare acque torbide, perché i truffatori della democrazia sono esperti di pesca in acque torbide, l'hanno fatta con la logica, non facciamo vincere nessuno, così in realtà se non vince nessuno vinceranno tutti tranne il Movimento 5 Stelle, perché tutti sono capaci di fare degli inciuci. Già pronti, ma lo so, lo vede a lettere le dichiarazioni d'Alema che aspetta il PD derenzizzato, già si sta derenzizzando con Forza Italia, eppure Maroni già sta d'accordo con il Partito Democratico e con Forza Italia. Però io credo sempre appunto che poi a un certo punto il popolo è sovrano, per cui io invito tutti i cittadini, uno a votare, poi decideranno per chi, per l'amor di Dio, ma certo. Chi non vota pensando di fare un torto al sistema in realtà sta appoggiando quei partiti che l'hanno indotto a non votare, e certi partiti politici una parte di voto controllato purtroppo ce l'hanno, esiste, il voto di scambio esiste ed è un cancro in questo paese, per questo non vogliono il reddito di cittadinanza, non perché non ci stanno i soldi o perché assistenzialismo, perché scardinerebbe questo cancro del voto di scambio, che noi ne parlavamo prima ieri in una telefonata con Luigi, esatto. Cioè sa Lucia quante persone politicanti ci sono avvicinati, si può immaginare in questi 5 anni a me, certo. Luigi dicendo io ho 500 voti. E lui ci dice, ma scusi, che significa? Ce ne dovrebbe uno, il suo, giusto? Cosa significa avere 500 voti? Però ci si avvicinano, gli stessi che avvicinano i partiti politici. Io sono esperto di frutture di pesce, io sono esperto in voto clientelare, parole di De Luca. I partiti politici se li imbarcano, noi gli togliamo il saluto, neanche gli permettiamo di rientrare nel nostro ufficio. Se una volta conosco una persona e mi dice, ricevimi perché io ti porto 1000 voti, bene, vai va bene. Casa, vai però, a portare a Renzi 1000 voti. Però, Di Battista, questo è il concetto. Sì, però Di Battista, voi avete fatto un passaggio in questi 5 anni, no? Certo. Giustamente avete fatto, insomma, ci mancherebbe altro. Io mi ricordo che quando lei arrivò una volta, appena arrivato, ci incontrammo in un ascensore al Parlamento. Io non vengo mai in Parlamento, quel giorno mi ricordo che discussione c'era, e ci presentarono e disse, vabbè, quando viene da me? E lei disse, mai. Ho detto così? Sì, ha detto mai. Io disse, ah, vabbè, ce ne faremo una ragione, insomma, è finì lì più o meno. Ed era il periodo in cui, diciamo, era il periodo in cui anche andare in televisione era molto difficile. Certo. Prima di parlare di questo però, io volevo parlare, spero la regia mi mandi
una clip di Gian Russo, perché abbiamo scelto di fare un piccolo ritratto di un vostro deputato. Però prima di questo, nel maturazione c'è stato, avrà sentito Di Maio, anche il fatto che il Presidente della Repubblica, che diciamo 5 anni fa, quando siete arrivati proprio questi non ci possono stare, cioè il sistema vi diceva questi non ci possono stare, oggi siete considerati appunto in grado, sicuramente in vista. Nel frattempo è cambiato il Presidente della Repubblica. Sì, va bene, però è il sistema complessivamente che ma Napolitano, no? Che vogliamo parlare di Napolitano? No, se vuole parliamo di Napolitano, però voglio dire il sistema, ci ha sempre visto come un nemico della partitocrazia, no? Anche nei vostri confronti. E si sono ritrovati i partiti politici nel 2013 in quelle giornate drammatiche, andando a chiedere a Napolitano la rielezione per stoppare l'avanzata del Movimento 5 Stelle e benedire il governo dell'inciucio. Questo ha fatto Napolitano entrato in Parlamento nel 1950. Poi le posso dire una cosa, dottoressa? Sì. È chiaro che quando però siamo entrati... Questo, no, ma il concetto che lei dice, quando siamo entrati nel 2013 e siamo diventati la prima forza politica del paese col 25%, noi siamo entrati lì dicendo mettiamo un po' di parlamentari in Parlamento e portiamo fuori le informazioni. Esatto. Dopo 5 anni di esperienza istituzionale oggi stiamo dicendo andiamo al governo del paese, anche perché ci siamo resi conto che c'è un tale consenso e una tale fiducia verso di noi che ci può permettere quindi di arrivare a quell'obiettivo. Quindi il sistema però non è tanto cattivo. Capisce cosa voglio dire? Ma il sistema deve... si apre, scusi, e si aggiusta, lo voglio sapere da Alessandro Di Battista, allora, questo, non è così rispetto forse? Al sistema mediatico? Altrimenti non avrebbe... il sistema mediatico poi ci entriamo no, un attimo, perché, la verità perché ci abbiamo già Russo. I primi tempi abbiamo pure dovuto, Lucia, studiare un minimo. A parte il fatto, per esempio, Luigi andò in TV, ti ricordi, andaste in TV prima di me, io ero un po' più, diciamo, restio. Sì. Poi poco a poco... E diciamo si impara anche a trattare una telecamera, si impara anche a dire delle frasi senza essere interrotti, senza evitare. Il sistema era molto più vostro antagonista 5 anni fa di adesso, tant'è vero che si può immaginare che voi. Ma come? Hanno fatto la legge elettorale contro di noi. Di nuovo stanno tutti assieme. Oggi di nuovo parla Veltroni che doveva andare in Africa e dice si riandrà al voto qualora vi fosse appunto un governo. Berlusconi dice che siamo peggio dei comunisti, lui che l'ex comunista napolitano l'ha rivotato Presidente della Repubblica. Renzi è pronto a fare patti con Berlusconi. I giornali di Berlusconi tutti a dire no, bisogna fare l'inciucio PD Forza Italia perché il nemico da battere è Di Maio e il Movimento 5 Stelle. È un'affermazione proprio eccessiva perché siete qua, siete io sto stati dicendo eletti, quello che dicono loro di noi. Voglio dire, che siamo sì, l'elemento. Ma il sistema vi sta accettando. Chi è il perché sistema, non scusa? Ma il sistema, perché, le istituzioni, perché, sì, i giornali stranieri, i giornali italiani, cioè voglio dire, forse non c'è bisogno di dare oggi questa... Però le voglio dire una cosa, sì. Perché forse utilizzare sistema in termini dispregiativi come lo usiamo noi non è un termine che può essere associato al Presidente della Repubblica, perché noi abbiamo difeso la Costituzione con le unghie e con i denti da quelli là che la stavano massacrando e abbiamo pieno rispetto di quali sono le prerogative costituzionali di quelle che sono le persone che rappresentano le istituzioni. Poi detto questo, io ho fatto voi, il Vicepresidente della Camera per 5 anni e sono onorato di aver rappresentato la Camera, ma perché? Perché ho sempre diviso le istituzioni da quelli che ci stavano dentro. Sapere che all'interno della Camera dei Deputati ci fossero delle persone che prima di entrarci, 5 giorni prima, erano stati a Regina Coeli, oppure erano stati gli autisti dei boss camorristici, oppure erano protagonisti dei più grandi scandali legati all'inquinamento ambientale, alle mafie, questo non mi ha mai onorato. Quello è il sistema da combattere, ma è un modo di interpretare le istituzioni da parte di alcune persone che a me fa rabbrividire. E oggi tutti questi signori qui, Berlusconi, Renzi, passano la giornata ad attaccare noi perché tra di loro sono già d'accordo. L'unico problema è che gli è saltato il giochetto, non hanno più il 51% dei seggi, perché il PD al 20 è pure sotto e il centrodestra neanche da solo riesce a raggiungere la maggioranza. Figuriamoci con un partitino come quello di Berlusconi. Terrorizzati del Quirino, una legge anticorruzione, li terrorizza oltre ai tagli dei privilegi che gli facciamo in 48 ore, tra l'altro anche con una soddisfazione quasi fisica direi, sono terrorizzati dalla legge anticorruzione, dalla legge sul conflitto di interessi che vogliamo portare avanti, che era il cavallo di battaglia di Repubblica.
Repubblica del Partito Democratico e se la sono dimenticata e oggi non intervenire sul conflitto di interesse significa permettere ancora una volta la concentrazione di potere in poche mani, e questo tra l'altro influisce pure sui dati di occupazione. Risolvere il conflitto di interesse, prima sentivo che parlavate di cifre, coperture, presuppone la creazione di posti di lavoro, perché l'economia ritorna a girare. I partiti, Lucia, sono terrorizzati e fanno bene adesso. La mia domanda, elementi senza su questo punto, è nel tirarvi fuori una piccola ammissione che però è, voglio dire, a voi farebbe gioco dirla, perché se noi diciamo che oggi il sistema è pronto a dare l'incarico a Luigi Di Maio senza fare trucchi e trucchetti se lui vince, significa anche un vostro successo, certo, Diamine, e quindi però, che forse la vostra, il sistema non il è il Presidente della Repubblica. Il Presidente Mattarella non può essere definito il sistema, è il Presidente della Repubblica. Il problema è che l'altro Presidente della Repubblica è stato rieletto contro ogni prassi istituzionale per fregare noi. Era un altro concetto. Lucia, questa è democrazia, se dovessimo vincere le elezioni ci daranno l'incarico di... Scusi, non è scontato. Ci sta dicendo che non è scontato dare l'incarico di governo a chi vince le elezioni? Cioè, se è il Movimento 5 Stelle a vincerle. Nella vostra narrativa. Non nella vostra narrativa. Lei mi sta dicendo che non c'è democrazia in questo paese. Se fosse quello che voi pensate, cioè che è un sistema che tende a distruggere chi, certo che, eccetera, eccetera, non vi dovrebbero trovare dei magheggi. Ci hanno provato in ogni modo, entrare, buttandoci fuori dalla Camera, facendo il registro. Mi sono persa un punto che mi interessa. Ma noi abbiamo tempo di ritrovarci. No, nel senso che è un punto... Questo delle istituzioni, il rapporto delle istituzioni, però, Lucia, no, che a me... Ma non le abbiamo mai detestate. Ma scusi, che se noi, se fossimo stati avversari delle istituzioni non ci saremmo neppure candidati. Ma io il Parlamento lo adoro, e glielo dico da parlamentare uscente, lo adoro. Per me è stato avvilente vederlo al servizio delle lobby, degli affaristi, dei partiti politici e non dell'interesse dei cittadini. E io questo ho visto leggi a favore dei banchieri, ho visto leggi a favore di coloro che inquinano, non parlo degli ecoreati che grazie a Dio l'abbiamo portato a casa, ho visto leggi a favore del capitalismo finanziario, della sanità privata, della scuola privata. Io questo ho visto, cioè i cittadini con i loro interessi lì dentro non ci sono entrati, ce l'abbiamo portati noi in questi 5 anni, lo rivendico con orgoglio. Quindi per me... Quindi è un successo anche voi. Cioè, un pezzo di sistema lo state cambiando. È chiaro. Va bene. Allora, giusto per dire che non siete... giusto per avere l'ultima non siamo parola. Trogloditi. Giusto per avere l'ultima parola. Va bene, non siamo trogloditi che ci nutriamo di locuste come intende far credere Berlusconi. No, appunto, noi stiamo raccontando, soprattutto in queste ultime puntate, anche i percorsi delle forze politiche. Quindi, insomma, va bene. Allora, noi abbiamo fatto la scorsa settimana il ritratto di un candidato del PD, che era Paolo Siani. E invece per voi abbiamo scelto un candidato interessante, secondo me, che è molto significativo, Dino Giarrusso delle Iene, famoso per le sue inchieste, in particolare lui ha fatto un'inchiesta su Brizzi. E siamo andati a intervistarlo. Sentite questo ritratto. Anche quella sorpresa che non gli hanno mai detto. Ma l'ha visto mai in televisione? Lei le vede le Iene? Le Iene? A volte sì, a volte no. Non lo riconosce vestito così? Ah, delle Iene? Proprio perché sta vestito così lo riconoscono di più. Per fare il manifesto, dove sta? Bisogna prendere una foto che non spappoli, no? Se prendi e c'aveva solo una foto da Iena? No, c'avevo tante foto da Iena fatte bene, fatte con la macchina, con la reflex. Vestito da Iena in spot e manifesti, tutto per non dimenticare da dove viene lui, Dino Giarrusso, catanese, 43 anni, ha fatto esplodere il caso del regista Fausto Brizzi, raccogliendo per il programma di Italia 1 le denunce delle donne molestate. Qual è la prima legge che lei proporrebbe? La prima legge che proporrei è quella sul... cambiare l'articolo 609 bis della legge sulla violenza sessuale, perché non è civile, non è corretto che in questo paese le donne che subiscono uno stupro o una violenza sessuale di qualunque genere hanno solo 6 mesi di tempo per denunciare quello che hanno subito. Prima di fare la Iena ha fatto più di 20 film come aiuto regista e uno solo da regista. Sono stato aiuto regista di Ettore Scola, Marco Risi, Ricky Tognazzi. La sua è una candidatura nata sotto il segno del pastrocchio. A inizio gennaio, infatti, quando uscì l'indiscrezione del suo nome tra i candidati 5 Stelle, Giarrusso aveva dichiarato pubblicamente: sono più utile nel fare il mio lavoro alle Iene. Esatto, dopo sì, e quindi non ho fatto le parlamentarie. No? Perché poi quello è il punto. Per andare nel proporzionale devi fare le parlamentari. Io ho scelto di non farle, pensando che fosse più giusto continuare il mio lavoro. Dopo una settimana,
dopo una settimana. Mi sono pentito di questa scelta, ho capito che avevo sbagliato e che sarebbe stato più utile candidarmi. Ma nelle parlamentarie il suo nome compare lo stesso, Giarrusso, 7 voti. Qualcuno per errore lo ha messo in una delle fasce di età, perché le parlamentarie erano anche divise per fasce di età, quindi in una delle fasce di età compariva ancora il mio nome e qualcuno, mi dispiace per lui, ha sprecato il voto perché non ero proprio candidato. Ed è grazie a un altro errore in una candidatura sbagliata che si libera un posto all'uninominale Dino Giarrusso, candidato senza paracadute nel collegio 10 di Roma, dove la Raggi stravinse. Che si aspetta da lui? Che facciano qualcosa, che facciano il più e che cacciano via tutti. 5 anni fa cosa si aspettava quando ha votato, immagino, 5 anni? Questo, che mi aspettava arrivassero. E che è successo arrivassero... in questi 5 anni? Che è successo? Qualcosa hanno fatto, la Raggi è molto brava. La Raggi, io vi ho dato il voto alla Raggi, ma capite che voglio dire? No, ma tradito. State buoni. A Monnezza, a Magliana non è come prima. Ecco. Non dite ma perché siamo sotto qui alla Magliana, gli abbiamo dato tutto il voto. Buoni. Siete montati dai media che stanno facendo, ma assolutamente. Ma io gli ho dato il voto. E io pure gli ho dato il voto. E non è vero quello che dici te. Io ho votato PDS. Il mio primo voto credo è PDS, forse anche DS, Rifondazione Comunista, Italia dei Valori, Verdi, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, 5 Stelle. Come possibilità un governo di 5 Stelle appoggiato al PD, le piacerebbe? Nel mondo della fantasia naturalmente sì, il PD non è Michele Emiliano. E avete visto quella iena di Cecilia Carpio, nel senso che è andata a fare la iena con la iena. Non è male, no? Questo profilo di Giarrusso. Va bene. Allora, volevo dire, avete portato tanti giornalisti. Abbiamo scelto Giarrusso perché le iene sono diventate, diciamo, uno dei fenomeni mediatici che più in fondo ha fatto... anche ha portato avanti cause anche che risuonano molte con voi. E poi perché il tema... per voi della stampa, dicevamo prima, è stato fin dall'inizio un tema un po' scottante, no? Avete paura, c'è sempre dietro qualcosa, eccetera, eccetera. Oggi avete Giarrusso, Carelli, Paragone, diciamo, giornalisti sono importanti. E proprio se hanno il ruolo di ministri? In questo momento io non le dico niente. Ha visto? Non ti fa prendere. Allora, dunque, noi tutti ricordiamo... che c'è stato il primo che andò in un da Floris, si chiamava, era una ragazza e Grillo disse il punto G, la televisione è il vostro punto G, se vi ricordate. Non eravamo neppure in Parlamento. No, infatti. Era la campagna elettorale. No. Era forse la campagna elettorale, ma non eravamo neanche stati eletti. Poi invece Mastrangelo è stato espulso, fu uno dei primi, anzi il primo, perché andò nello studio di Barbara D'Urso. Adesso uno studio di Barbara D'Urso, lei ci va tranquillamente, così come tutti quanti gli altri studi, persino lei è andato... comportata benissimo, per me voterà Movimento 5 Stelle. Voterà 5 Stelle. Convinto. Ecco, voglio dire, cos'è cambiato? Allora, per quel che concerne le nostre, diciamo, partecipazioni a trasmissioni televisive, la verità che abbiamo avuto bisogno nel 2013 un po' di tempo, anche per abituarci, non è stato facile. Siamo entrati, vi ricordate, eravamo descritti come degli alieni, le telecamere addosso, tutti pronti a prendere una parola fuori posto. In questo paese è più grave sbagliare una parola che sbagliare una legge che magari colpisce un diritto del cittadino. Quindi io poi parlo per me, perché poi Luigi è stato molto, molto bravo dall'inizio, io ho avuto bisogno di un po' di tempo, poi io ho il mio stile, vado anche in TV, vado anche dalla D'Urso, vengo qui, per carità, sono sempre venuto, rispondo a tutte le domande, poi io ho sempre molto amato la piazza perché in piazza c'è meno intermediazione. Comunque, Lucia, per me il mestiere del giornalista è importante come quello del chirurgo. E ce ne siamo resi conto oggi con l'inchiesta di Fanpage, tra l'altro gli hanno bruciato la casa, la porta di casa, la cognata del direttore di Fanpage, massima solidarietà, evidentemente ha toccato certi poteri, è importantissimo. Io mi batto ogni giorno contro il sistema che definisco del giornalismo impuro, degli editori impuri, cioè i caltagirone che hanno dei giornali, utilizzano i loro giornali non per diffondere informazioni o curare la libertà di stampa, ma tutelare gli interessi economici
politici e imprenditoriali appunto del padrone del giornale, per questo hanno bastonato mediaticamente la Raggi, perché gli ha detto no alle Olimpiadi di Montezemolo, Malagò e Caltagirone, o ai Berlusconi. Berlusconi facesse soltanto l'editore, uscisse dalla politica, tornasse in naftalina, come dico sempre, e va bene così. Oppure il sistema dei Benedetti, che telefonava ai dirigenti di MPS e otteneva finanziamenti per Sorgeni e poi ha restituito a Tozzi e Bocconi. Andateci voi a chiedere un prestito, due piccoli imprenditori a chiedere un prestito in banca per mettere su una start-up, vediamo che risponde la banca. Cioè questo noi ci scontriamo e cerchiamo di cambiare questo sistema, e lo facciamo democraticamente, sempre con non violenza, con partecipazione. Cioè se una giornalista di Repubblica fosse stata aggredita, come è stata aggredita quella di Fanpage, in un evento durante un evento del 5 Stelle, non deve capitare mai, perché nessuno deve sfiorare neanche i giornalisti, per l'amor di Dio, poi noi attacchiamo il sistema mediatico e ne abbiamo tutto il diritto. Cosa sarebbe successo, Lucia? Non lo so, Al Jazeera ne avrebbe parlato, invece la Repubblica ha scritto allontanata la giornalista di Fanpage. Oggi come oggi per Repubblica le aggressioni, gli sganassoni ad una donna, diventano allontanamenti. Beh, però, questo è il concetto. Noi ci scontriamo, e però la bypassiamo anche il sistema. Di Maio e Di Battista. Lucia, però, veniamo, diciamo, anche qua. Gli assalti ai giornalisti. Perché abbiamo mai fatto un assalto al giornalismo? Insomma, parlare male, assaltare, avanzare delle dubbie ipotesi sui giornalisti. Io abbiamo rivendico avuto il diritto. Grillo che ha fatto di tutto. Lucia, io rivendico Grillo il diritto da uomo libero, cioè, di avanzare dire, i miei sospetti, i miei dubbi sul sistema mediatico. No, però, ne ho tutto il diritto, sono le mie idee. Tutto il diritto. Comunque, però alcune delle proposte, e vogliamo togliere tutti, posso dire una cosa, posso dirle una cosa su questo, molto, diciamo, andiamo gravi, a vedere, perché andiamo dire a vedere, che un giornalista prendi soldi qua, prendi soldi là, sono cose gravi, eh? No, sono dire, state che tutte avanzate. Alessandro Peggione, quando dice che c'è un editore che ha conflitti di interesse, gestisce dei giornali, è legato alla politica, non è un editore puro, soprattutto se ha degli investimenti nell'economia che dipendono dalla politica. Questa è una cosa che possiamo rivendicare e possiamo dirci. Riguarda anche alcune testate che sono su questa scrivania. Cioè, lo dicevate voi per su Berlusconi, quanto non lo possiamo dire noi pure su De Benedetti, scusate, no, è la stessa questione. Voglio dire, io non sto facendo un discorso, ma su Berlusconi. Ma io li rispetto tanto, Lucia, i giornalisti, è un pensiero, ripeto, importantissimo, vorrei che fosse più libero. È uno dei problemi italiani. A partire dalla RAI, voi sapete che io mi sono battuta sempre su questa storia del conflitto di interessi, che è l'unica cosa su cui ho veramente criticato Berlusconi. Quindi è un problema del sistema italiano. Che però voi siate stati dei signori, che siete stati solo vittime, avete fatto nei confronti delle intimidazioni, nei confronti di molto grosse. Se c'è stato qualcuno che ha sbagliato negli anni, l'abbiamo sempre condannato, non è che abbiamo detto lo ha solo allontanato. E non è mai accaduto niente a parlamentari del Movimento 5 Stelle o altro. E però, come diceva Alessandro, rivendichiamo il diritto di criticare i giornali, soprattutto se ci danno il sospetto che siano leggermente schierati. Io sono molto preoccupato per questa campagna. Perché e vostri nei confronti. Possiamo dirci una cosa, in questa campagna gran parte dell'informazione, non tutta, ma gran parte dell'informazione ha deciso di scendere in campo, da arbitro ha iniziato a combattere la battaglia contro il Movimento 5 Stelle e favorire Berlusconi e Renzi, che sembrano i santi, le verginelle che adesso ritornano, propongono il cambiamento del paese, ma perché non l'hai cambiato quando stavi governando il paese, questa Italia? Adesso vieni qui, dopo 20 anni che l'hai governato, e mi vieni a dire è cambiato, cambieremo tutto, flat tax, aiuti alle famiglie, state governando da 20 anni e non avete fatto nulla. Sui giornalisti nelle nostre liste, io rivendico il fatto che abbiamo Primo De Nicola, che è quello che ha fatto l'inchiesta che poi portò alle dimissioni del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, Gianluigi Paragone, uno che ha fatto inchieste sulle banche, Emilio Carelli ha fondato TG.com, Sky TG24, TG5, e lo stesso Nino Giarrusso. Dubbi sulla qualità di Giarrusso non ha fatto solo l'inchiesta su Brizzi, ha fatto anche l'inchiesta sulle bombe che partono dalla Sardegna e vanno nello Yemen a bombardare i civili. È quello che ha scoperto e ha fatto vedere agli italiani con i suoi servizi che l'Italia fornisce bombe a paesi in conflitto e uccide madri e bambini. Quello che e anche abbiamo, quella sulle spese di Renzi ha fatto, che non è mai stata che pubblicata. Però l'ufficio legale di Mediaset non gli ha dato l'ok per mandarlo in onda. Va bene, comunque, le spese come presidente della regione qui, di provincia qui, di Renzi. Assolutamente, i giornalisti secondo me fanno libera scelta, sono liberi cittadini, se vogliono entrare in politica per me va benissimo, si può fare poi un discorso come i magistrati se debbono tornare o meno, ma insomma è la qualità anche delle persone che voi presentate, per me personalmente è ottima, visto che conosco queste persone. Di Battista, visto come va bene, fondo, non mi Di Maio, l'importante è che lei non ci deve lasciare, io continuerei così, ma devo parlare con è tutto Di suo. Battista, grazie. Va bene, grazie mille, auguri, noi facciamo sentiamo sempre gli auguri a tutti. Ci vediamo il 2. Grazie.
Di Battista, io lo voglio tenere ancora su un tema, aspetti, lo faccio muovere, ecco. E avevamo lasciato Fanpage, continuiamo un attimo su questa storia. Lei ha detto che è d'accordo sull'agente provocatore anche nel giornalismo, è vero? O non ho capito. È stato d'accordo, lei è d'accordo sull'uso degli agenti provocatori? Sì, cioè come poliziotti e carabinieri. Come poliziotti e sì. carabinieri, ma diciamo l'agente provocatore, detto in maniera impropria, nel giornalismo, tipo quello che è stato fatto per Fanpage, per realizzare i servizi di Fanpage, ah. Lei è d'accordo? E nel senso, io mi è piaciuta moltissimo l'inchiesta, è stata molto coraggiosa e ha svelato ancora di più un pezzo di sistema legato appunto a camorra, appalti e corruzione della politica. Il dramma oggi, Lucia, è che la corruzione in questo paese non costa soltanto denari, sa la storia del chilometro di autostrada che qui in Italia costa il triplo rispetto alla Francia e alla Spagna, no, ci costa la vita, lo diceva bene Luigi prima. Cioè grazie alla politica corrotta che il crimine organizzato diventa sempre più forte e che riesce addirittura a prendersi degli appalti sui rifiuti tossici e ce li sotterra sotto casa, trasformandoli in bombe a orologeria e producendo cancro, morti, malati, bambini che si ammalano. Per cui oggi affrontare il tema della corruzione con durezza, mali estremi, estremi di priorità del Movimento 5 Stelle. Però grandissime inchieste su questo, senza avere una persona che è mascherata, diciamo, in termini di altro nome, altre funzioni, come è successo nel caso di Fanpage, noi le abbiamo avute, certo. E proprio su questo terreno. La mia domanda è, lei immagina che per smascherare bene la corruzione, i problemi dello Stato, quel che lei vuole, i giornalisti in futuro diventeranno tutti, tutti impersonali? Il Movimento 5 Stelle ha fatto qualcos'altro. Una proposta appunto per creare la figura dell'agente provocatore, parliamo di forze dell'ordine. Sì, forze dell'ordine. Questo, cioè infiltrare. Come funziona tra l'altro sul reato di narcotraffico, perché oggi qualche parruccone critica, no? E dice, ah, appena si affronta la corruzione, ah, però istigare un reato è qualcosa che va contro i diritti umani, eccetera, eccetera. Noi lo faremo chiaramente seguendo le convenzioni e tutto quello che ci ha detto la giurisprudenza e chiaramente sotto la tutela della magistratura, la figura dell'agente provocatore appunto opererebbe. Tuttavia, oggi l'agente provocatore che fa un acquisto simulato di droga funziona per scoprire reati legati al narcotraffico. Per noi funzionerà benissimo anche per quanto concerne la corruzione. Cioè un carabiniere, un poliziotto sotto copertura, infiltrato, che si guadagna la fiducia del politico di turno dentro la pubblica amministrazione, sotto copertura, per l'appunto. L'importante però è che questo sia regolato dalle leggi. Dalla legge, sia infatti noi vogliamo fare una legge. Ma anche Cantone era d'accordo nel 2014. Poi ho letto delle dichiarazioni recenti di Cantone, Cantone smentisce Cantone. Forse anche la Huffington Post ha pubblicato un pezzo proprio su questo. Cioè di Cantone che una volta era d'accordo, o non è d'accordo, che i partiti politici non siano d'accordo con l'agente provocatore, lo capisco perfettamente. No, ma insomma c'è una posizione molto, diciamo, articolata su questa storia. Stamattina il ministro Minniti ha dichiarato massima attenzione sui neofascisti. Ieri c'è stata una piazza di 50.000 persone più o meno a Roma, l'intero paese un po' finalmente è sceso in piazza, no? Possiamo dire in una maniera o nell'altra, in maniera articolata, eccetera, eccetera. Ha ragione Minniti, attenzione sui neofascisti. Io sono molto preoccupato del clima in generale, di violenza, di intolleranza, anche di aumento del razzismo. Sì. Sì. Sono preoccupato, per quello insisto che l'unico modo di scardinare, diciamo, questi rigurgiti di violenza, di fascismi, di vari tipi, sia investire nello Stato sociale. Io sto girando appunto le piazze e i cittadini mi chiedono lavoro, tutela dei disabili, problematica anche dei marittimi. Ieri ho preso la nave da Olbia a Civitavecchia e tante problematiche hanno i marittimi pure per riuscire a votare. Le problematiche relative al cinquantenne e sessantenne che perde il posto di lavoro in questo paese diventa un fantasma. Per questo il reddito di cittadinanza è indispensabile, perché un cinquantenne che perde il posto di lavoro diventa un problema non soltanto economico ma sociale nella sua famiglia, una vita distrutta. Mi ha sorpreso che lei dica che anche lei è preoccupato, diciamo, sul clima di insicurezza e anche, diciamo, su una crescita della destra estremista. Allora, io credo che il Movimento 5 Stelle abbia anche fatto da argine, diciamo, all'aumento dal punto di vista della forza, magari di forze politiche xenofobe, magari che sono più forti altrove e all'estero. E mi inorgoglisce il fatto di far parte di una forza politica che è riuscita ad incanalare l'indignazione, per me più che legittima, anzi sacrosanta, del popolo italiano in un percorso di democrazia e di partecipazione. Poi oggi mi domando, chi è l'antifascista di oggi? La Boldrini è antifascista perché canta Bella Ciao e poi permette il regalo dalle banche private ai quattrini pubblici?
Mi domando questo. E noto che tutto il dibattito è focalizzato su fascismo e antifascismo. Per me è ridicolo nel 2018 inneggiare al Duce, ridicolo, come per me è altrettanto ridicolo fare gli antifascisti e non prendersela, diciamo, pacificamente con il sistema bancario, ma andare a picchiare un carabiniere come hanno fatto che era Piacenza di 50 anni. Ma la mia domanda è, io appartengo a una generazione che a un certo punto disse né con lo Stato né con le BR. Stavamo in situazioni molto dure, certo, ascolti. E lo dico anche perché adesso si è parlato di anni 70, un clima di... Io non credo, perché all'epoca avevamo organizzazioni militari armate, organizzazioni statali oscure. Per me i morti erano, Lucia, ecco. I morti erano tutti uguali, ecco. A però destra e a sinistra. All'epoca ci fu una, diciamo, corrente che decise né con lo Stato né con le BR. Io penso che alla fin fine, dopo tanti anni, quella posizione sia stata una posizione definibile probabilmente come un po' vigliacca, diciamo, un tirarsi indietro, perché molta gente si schierò o con lo Stato o con le BR e pagò enormi prezzi, politicamente, perché piuttosto che personalmente, con la vita, eccetera. Oggi voi continuate, rispetto a un clima nel paese che si sta facendo un po' torbido, un po' intenso, a dire non possiamo stare con gli antifascisti e non possiamo stare neanche con i fascisti. Non le sembra una posizione un po' di vigliacca? Io sto con lo Stato, per niente, io sto con lo Stato e devo, da parlamentare, poi sono un parlamentare uscente, ma come legislatore devo portare avanti qualsiasi iniziativa appunto per contrastare determinati fenomeni, che per me non si contrastano con i minuti di raccoglimento o i comunicati stampa, si contrastano con l'implementazione dello Stato sociale, pensioni, lavoro, trasporti pubblici, acqua pubblica, istruzione pubblica. Ho capito, ma ieri c'era una grande manifestazione di tutti i tipi, lei poteva scegliere alla carte una manifestazione che voleva, perché non è sceso? Io ieri sono sceso in piazza portando avanti le mie idee. Dove è sceso in piazza? A Uliena, in Barbagia e a Iglesias, portando avanti le mie idee. Sono le idee che mi hanno fatto entrare nel movimento, non nella candidatura. Io oggi non sono candidato, non vado a chiedere il voto per me, non sono elegibile. Però, in quanto insomma, non ho grandi manifestazioni, grandi scontri, grandi dibattiti. Io sono sceso in piazza portando avanti le mie idee, gli altri sono scesi in piazza. E Macerata non l'ha fatto un po'... Rabbrividire. Cioè lei, sì, rabbrividire per tante cose. Ma io ripeto sempre qui a questo tavolo ogni domenica che è una vergogna che la ragazza in tutto questo, l'omicidio di questa ragazza sia praticamente scomparso dai radar, insomma. Però è scomparso anche perché un po' di persone, incluso persone come lei, adesso ho lei davanti, lo farei a un'altra persona con la stessa domanda. Cioè lei che ha capacità di andare, parlare, di connettersi con le piazze, questo è un dato di fatto, perché non è andata a Macerata? Ah, perché, buona domanda, io appena diciamo, c'è stata poi una tragedia umana complessiva che riguarda non soltanto questa vittima ma anche i feriti, io ho sentito anche Luigi e eravamo d'accordo nel non minimamente provare a strumentalizzare questa tragedia umana. Quindi, alle volte, per me, il politico si deve stare zitto, soprattutto in campagne elettorali. Io non penso che il politico sia un opinionista che deve commentare tutto. Il politico deve fare le leggi, questo è il mestiere nostro. Gli opinionisti sono altri. Ora, invece, si assiste al politico opinionista che deve commentare la qualunque. Io mi sono sentito di stare in silenzio e di scrivere su Facebook dicendo che l'unica scelta oggi per me responsabile è il silenzio. Franco Bechis, a proposito di giornalisti, scrisse un pezzo elogiando questa scelta, quindi ognuno ha le sue idee, per l'amor di Dio, e poi l'idea nostra è di insistere sull'implementazione dello Stato sociale, ma non strumentalizzare. Io ho notato che questa tragedia è stata strumentalizzata da più parti, a destra e a sinistra, e noi non volevamo minimamente, diciamo, cadere in questo errore. Alle volte, se tu commenti a caldo quindi qualcosa... Quindi il silenzio, secondo lei, a volte è meglio. Per 48 un ore. Un caso in cui Di Battista ha taciuto. Ma tante volte succede. Poi io ho imparato anche certi comportamenti in questi 5 anni, sono cresciuto, come ritengo di essere diventato anche uomo, sarà la paternità. Senta, non so. L'immigrazione, sì. Una delle cose che, diciamo, ha cambiato un po' la campagna elettorale, no? È stata l'ammissione che c'è molta più insicurezza in Italia, al di là dei numeri anche, no? È stata la famosa parola, il percepito. Ecco, Macerata è stata molto importante per questo, perché in fondo gli immigrati non erano tanti, ma il paese è molto allarmato, insomma, forse sapevano anche delle cose che non sapevamo. Però è vero che oggi c'è un allarme immigrazione, è vero c'è un percepito di insicurezza, certo, nel paese. Però non è soltanto percepito. Ora, sì, non facciamo, reale, non facciamo i... No, non ce l'ho con lei, i radical chic. Esistono delle problematiche, ci sono delle stazioni la sera che sono terra di nessuno, il cittadino ha paura,
Io però non me la sono mai presa con l'immigrato in sé. Me la prendo con chi non ha gestito il flusso, me la prendo con chi ha causato anche l'aumento dei flussi migratori. Io, come prima vicepresidente e poi commissario della Commissione Esteri del Movimento 5 Stelle alla Camera, ho sempre portato avanti delle battaglie per l'aumento dei fondi della cooperazione internazionale o per dire basta a certe guerre di invasione mascherate da missioni di pace che provocano anche l'aumento dei flussi migratori. Per quel che concerne invece la gestione dei flussi, io ritengo, e questa per me è una posizione di legalità, non di razzista o xenofoba, che coloro che hanno diritto devono essere accolti molto bene e suddivisi per quote tra tutti i paesi europei. Coloro che non hanno diritto in questo momento devono essere rimpatriati. Non è semplice farlo, ma occorre farlo, perché questa si tratta di rispetto della legalità. Poi se questo mi può avvicinare, non lo so, dico vi avvicinate a Salvini, ma Salvini ha governato, cioè o meglio, non Salvini ma la Lega ha governato. Salvini è entrato in politica la prima volta nel 1993, io ero al liceo, un anno prima di Berlusconi è sceso in politica. Beh, non Salvini. È la Lega di Salvini. No, però, ho capito, dire, però hanno governato, cioè sì. Coloro che oggi dicono espelliamoli tutti. Io però più tutti. Che Salvini direi che si incrocia piuttosto con dei discorsi che fa Marco Minniti, no? Che pensa dell'operato di Minniti lei, che peraltro è molto contestato a sinistra, insomma, su queste cose? Ma io penso che, per carità, il giudizio che ho del Partito Democratico lo conosce. Sì, però. E io reputo che chi fa parte di un partito politicoloso sia responsabile. Poi non nego che siccome Minniti ha delle capacità che altri personaggi politici del Partito Democratico non hanno. E soprattutto, secondo me, ha fatto una cosa. Si ricorda gli sgombri? Lo sgombro più grande vicino Piazza Indipendenza a Roma, no? Quello sgombro è stato una delle poche volte in cui uno ha preso e ci ha messo la faccia e ha detto, sapete che c'è il decreto di sgombero, si applica, mandate lì la polizia e cacciate. Oggi, Lucia, tanti cittadini hanno rabbia nei confronti degli immigrati e a me questa cosa non mi piace, io lo dico dovunque, perché io me la prendo con coloro che, diciamo, stanno sopra, che gestiscono, non coloro che hanno difficoltà. Perché? Perché manca lo Stato sociale, questa è la verità. Il discorso che si sente, appunto, nei bar, nelle piazze è io non c'ho niente, io non c'ho lavoro, io non ho futuro, e all'immigrato gli danno 35 euro al mese, tra l'altro questi soldi per lo più finiscono a certe cooperative che gestiscono anche, non sempre, ci sono alcuni stati casi, illecitamente i flussi. E io contrasto questo e dico che l'implementazione e il supporto allo Stato sociale è funzionale anche, ripeto, per spegnere determinati fuochi di violenze, di proteste, di possibilità magari di qualche cittadino si fa giustizia da sé. Io non posso Quindi tollerare. Il ministro degli interni di Movimento 5 Stelle cosa dovrebbe fare? Fa rispettare la legalità, stringere accordi con i paesi stranieri di provenienza per il rimpatrio di coloro che non hanno diritto, andare insieme al Presidente del Consiglio a Bruxelles per pretendere quello che il Parlamento ha votato nel 2015-2016, ovvero la divisione per quote di coloro che hanno diritto ad essere accolti, divisi tra tutti i paesi europei, pretendere un supporto dall'Unione Europea che ci dà briciole, perché tutto dal punto di vista finanziario, tutti gli oneri rispetto alla gestione dei flussi migratori, il 95% spettano appunto alla Repubblica Italiana, questo deve fare. E deve riuscire anche a implementare la forza delle nostre forze dell'ordine, le quali vivono in difficoltà, sottopagate, spesso con i giubbotti antiproiettili scaduti, devono mettere loro benzina nelle volanti. Questa è la realtà, questo è il paese reale, cioè, è questo. Quindi il ministro dell'Interno deve trovare risorse per supportare le forze dell'ordine, perché in un paese la sicurezza spetta alle forze dell'ordine, non al cittadino che si fa giustizia da solo. Ma non è a favore delle espulsioni di massa degli immigrati? Che significa? Sono le chiacchiere di Berlusconi? No, queste sono un po'... 600.000 chiacchiere di Berlusconi, sì, che no, quando era in Tunisia Salvini diceva venite tutti in Italia. Io sono favorevole all'accoglienza giusta per coloro che hanno diritti, accoglienza più che dignitosa, perché si è esseri umani, e al rimpatrio di coloro che non hanno diritti. Contestualmente dico che un ministero, invece un ministro degli esteri del Movimento 5 Stelle, non può più avallare determinati bombardamenti o determinate guerre di invasione che sono state mascherate fintamente da missioni allora, di pace. E deve avanzare netto, proposte legate alla cooperazione internazionale. Al netto delle missioni all'estero è un po' quello che però ha fatto su Bruxelles, ha tentato di fare il PD e non c'è riuscito. E quello però che ha fatto come ministro degli interni Minniti. Con i quattrini degli italiani, non di fatto con il supporto di Bruxelles. Sì, però diciamo come strategia, sgomberi, controllo, accordi con i paesi africani per sì, dentro, diciamo eccetera, che occorre lavorare, si parla degli ultimi mesi di lavoro. Certo, io certo, credo certo, che la strada sia quella, non di Minniti in sé, perché poi io continuo a vedere dei casi purtroppo di sfruttamento dell'immigrazione clandestina nel nostro paese, di cooperative non sempre diciamo lineari, alle volte torbide, di sfruttamento dell'immigrazione appunto come dicevo in precedenza.
precedenza. Per cui quello che deve fare un ministro dell'interno è far rispettare la legalità, dare le risorse giuste alle forze dell'ordine, perché loro hanno il compito di farci vivere in sicurezza. Io non credo minimamente oggi a armiamoci, il cittadino si deve armare, ma che stiamo scherzando? È pericolosissima questa cosa, è pericolosissima. Cioè quando manca uno Stato il cittadino si fa giustizia da sé. Questa è una delle cose più pericolose, guardate i casi che ci sono negli Stati Uniti d'America. Per cui deve un ministro dell'interno finanziare le forze dell'ordine, noi abbiamo come programma l'implementazione appunto dal punto di vista numerico e anche un sostegno economico e di equipaggiamento che non c'è stato negli ultimi anni, dove si è volutamente per me tagliato sul comparto sicurezza nel corso degli ultimi 20 anni, perché magari qualche poliziotto, qualche carabiniere, qualche anche esperto di reati ambientali pizzicava il politico di turno. Da quello che lei dice però posso dire, mi sembra che se si dovesse fare un contratto per, come diceva prima, per il governo, in fondo da questo suo discorso mi sembra più probabile che oggi come oggi possiate trovare punti di contatto oltre che contratto con il centro-sinistra piuttosto che la Lega. Mi pare che il punto di rapporto con voi e la Lega ormai a fine campagna elettorale si è completamente allargato. Non lo so, la Lega ci dice che siamo comunisti e Partito Democratico, sinistra, dice che siamo xenofobi fascisti, non lo so. Allora. Cioè per me, ripeto, io vedo, Lucia, a parte il tema dell'immigrazione che è diventato anche l'unico tema sul quale si diversificano i partiti politici, cioè sì, si fanno la guerra mediatica, accogliamo di più, respingiamo di più, è diventato l'unico argomento di differenziazione tra i partiti politici a destra e a sinistra, per il resto sono uguali sullo smantellamento dello Stato sociale, sulla legge Fornero. Che significa oggi essere di destra e di sinistra? La legge Fornero l'ha votata la Meloni, quella della patria, patrioti d'Italia, uniamoci prima gli italiani, l'ha votata Berlusconi, quello delle pensioni ma a 1.000 lire perché non ci sta più con la testa, questo è un mio giudizio personale. L'ha votata Bersani, il quale parlava di diritti dei lavoratori, ha votato la legge Fornero che ha massacrato i pensionati. E Salvini, che dice che la Fornero è il nemico pubblico numero uno dell'Italia, è alleato con Meloni e Berlusconi, che entrambi hanno votato la legge Fornero. E Salvini, che ieri in piazza diceva onestà, con noi mafiosi in galera, con noi corrotti in galera, va di fianco ad un tizio che ha pagato, cosa nostra, l'ha finanziata, questo è storia, Berlusconi, e gradirei, per tornare al giornalista, un giornalista capace di chiedere a Berlusconi, no scusi, lei ha finanziato la mafia, che questa è già una verità, ce la rendi conta? Ci dice quanti quattrini esatto, dato che i grillini rendicontano tutto quanto, fino all'ultimo centesimo, ci fanno le pulci di Battista, come ha speso 1.000 euro... Le ha bruciato particolarmente Rimborsopoli, diciamoci la verità. Certo, assolutamente Lucia, io ho restituito oltre 200.000 euro, certo che mi brucia, ma può bruciare a me e alla stragrande maggioranza dei miei colleghi che si tagliano lo stipendio, no? Queste sanguisughe che parlano e non si sono mai tagliato un euro, che si sono intascati. Ma si ricorda il referendum? Poi ci dimentichiamo. Si ricorda il referendum fatto che era il 92? Comunque, nei primi anni 90, sul finanziamento pubblico ai partiti, il 90% del popolo italiano votò contro il finanziamento pubblico ai partiti. Dal 94 in poi, tutti quanti hanno trasformato il finanziamento pubblico in rimborsi elettorali. Credo ci siano costati questi rimborsi 2,7 miliardi di euro, non i 1.000 euro, miliardi di euro. Sì. I partiti ci hanno mai portato uno scontrino, una ricevuta? Lei sentiva prima, quando accusavo Luigi Di Maio di aver, su quella questione di Rimborsopoli, di aver mancato di leadership. Non è vero. Non è vero. Sa, io racconto. Siete un po' nel casino come organizzazione. Ma no, abbiamo già trovato una soluzione. La verità è questa, perché me lo ricordo. Appena entrati in Parlamento si discusse dove restituiamo i soldi, 23 milioni di euro dei nostri soldi. E si decise, fu messa in votazione anche la possibilità di creare un fondo intermedio, gestito dal Movimento 5 Stelle. E votammo contro perché non volevamo minimamente che quei soldi, finissero in un fondo riconducibile a 5 Stelle, proprio perché per noi si tratta di quattrini da restituire ai cittadini, il taglio dei nostri stipendi. La prossima volta creeremo un fondo intermedio per evitare che vi siano delle furbate. Però io ribadisco, in politica come in qualsiasi realtà, la certezza al 100% di chi c'hai di fronte non ce l'hai. Se fossimo sempre sicuri della persona che abbiamo davanti, non esisterebbe il divorzio. Sempre, questa battuta l'ho sentita. È così. Però l'essenziale è intervenire quando occorre intervenire. Io sono fiero di far parte in una forza politica e mica è perfetta. Senta, ho finito l'intervista con Di Maio dicendogli, ma se lei non ottiene il governo, il mandato e fa il governo, come capo politico si dimette? E lui ha detto di no. A lei domando invece, se non c'è il governo e il centro, il Movimento 5 Stelle non governa, a lei sarà chiesta una responsabilità di rimanere in Italia? Dopotutto, oggi, mettendovi qui, è abbastanza chiaro che voi due siete essenziali l'uno all'altro, no?
Le chiederanno di restare, di fare un sacrificio. Lei lo farà? No, io ho preso una scelta per la mia vita e questa se ne la mantengo. In USA. Fa un viaggio americano? Non è così. Voglio tornare per qualche mese al mio mestiere. Uh-huh. Il mio mestiere è stato quello di occuparmi di tematiche sociali. Ho lavorato tanti anni nella cooperazione internazionale, in Congo, in Guatemala. Mi sono dedicato a problematiche politiche internazionali. E voglio poterne scrivere, fare delle inchieste, dei reportage, diciamo anche studiare. Ho voglia di studiare un po' e approfondire delle tematiche legate alla politica del possibile, alla politica internazionale. Voglio impararmi meglio altre due lingue. Quindi comunque lei conferma, sì, anche se ci fosse un disastro del Movimento 5 Stelle politico. Non ci sarà. Politico. E comunque se Dio guardi dovessimo perdere le elezioni in maniera, diciamo, rovinosa, sarebbe responsabilità anche mia, perché io ci sto mettendo la faccia, quindi non è Di Maio. Il Movimento 5 Stelle non funziona così, non è che c'è un segretario di partito che prende, fa le nomine e cose. Abbiamo una forza politica dove tanti cittadini si stanno impegnando e io mi impegno come Luigi e sono molto fiero di avere a fianco una persona come Luigi. E credo che Luigi abbia la stessa fierezza. Senta, appena nato suo figlio, lei è venuto praticamente poche settimane dopo qui a raccontarci questa sua paternità. Adesso ha fatto la campagna elettorale nel camper portandosi il povero Andrea, che spero che non avrà ricordi negativi di questa sua esperienza all'inizio della sua vita. Ha fatto più chilometri lui di Chatwin. Esatto, ma quanto ha contribuito alla sua popolarità questa scelta nel paese della mancanza dei figli? Non lo so. Senz'altro ha contribuito per la mia maturità. Non c'è stata nessuna esperienza della mia vita che mi abbia fatto crescere di più che diventare padre. Va bene, un manifesto vivente della necessità di fare più figli di te. Assolutamente. Io sogno un paese normale dove i giovani siano a lavorare e i nonni facciano i nonni. In questo paese è fatto al contrario, i nonni non fanno i nonni perché i figli non fanno figli e magari perché sono costretti a lavorare fino a 70 anni e quindi i figli se ne vanno a fare i lavapiatti a Londra. Questa è la realtà, per questo dobbiamo cambiare questo paese. Va bene. Beh, la politica lei ha dato un'altra vita, eh? Beh sì, cioè, assolutamente, mi ha dato l'opportunità di combattere per le idee in cui credo, io sono fiero, orgoglioso e anche molto riconoscente a Beppe, a Gianroberto, al Movimento. Va bene, io la ringrazio, le auguro buon voto, auguro a tutti voi un buon finale di campagna elettorale, una buona tornata elettorale finale domenica e noi ci rivediamo nella domenica successiva alle elezioni. Grazie mille, grazie per averci seguito, grazie di Grazie a lei.